Salve a tutti amanti delle storie e benvenuti in un nuovo video. Oggi torniamo a parlare di serie TV, in particolare parleremo del problema dei tre corpi, ne parleremo senza spoiler. Questo è un video per farvi capire se la serie può o meno fare al caso vostro, quindi vi darò delle nozioni di base e poi vi darò ovviamente le mie impressioni, quindi vi dirò se mi è piaciuta oppure no e se ve la consiglio oppure no. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e supportare i miei contenuti se vi piacciono. Vi ricordo anche che potrete trovarmi su altri lidi come Instagram, TikTok e Wattpad. Su quest'ultima piattaforma trovate le mie fanfiction a tema Malandrini, ce n'è per tutti i gusti. Ma adesso bando alle ciance e iniziamo. Di che cosa stiamo parlando? Il problema dei tre corpi è un po' la serie del momento, o sta per diventarlo. Ideata dagli stessi sceneggiatori di Game of Thrones, quindi Benioff e Weiss, ed Alexander Wu. Per questo motivo, quindi per il fatto di essere stata ideata dagli stessi sceneggiatori di Game of Thrones, grandemente odiati per l'ultima stagione soprattutto, diciamo c'è stato qualche malcontento, qualche dubbio al riguardo. Ecco, vi dico di stare sereni, sono stati bravi in questo caso, come in realtà lo sono stati per gran parte della serie di Game of Thrones, soprattutto appunto quando c'era qualcosa da adattare, come in questo caso. Infatti la serie è basata su una serie di romanzi, il primo dei quali appunto è Il problema dei tre corpi. Lo adatta, da quello che ho capito, lo adatta in modo abbastanza libero, nel senso che ci sono diverse differenze rispetto alla fonte originale. Io non ho letto i libri, quindi non so darvi, diciamo, delle effettive differenze tra libro e film. Sembra che l'abbiano letto tutti, quindi se siete interessati a contenuti relativi appunto a differenze potenziali tra libro e serie TV, purtroppo non è questo il luogo giusto in cui trovarle. Io ho visto solo la serie, quindi vi parlerò solo della serie TV. Vediamo innanzitutto se questa serie può fare al caso vostro. Innanzitutto potrebbe piacervi questa serie se vi piacciono le serie cervellotiche o comunque quelle serie che richiedono un ragionamento in più rispetto a una fruizione magari più disinteressata, più scialla. In questo caso ci dovete mettere un po' di impegno, quindi se avete amato ad esempio delle serie TV, per rimanere in territorio Netflix, come Dark o come 1988, questa potrebbe forse fare al caso vostro. Ovviamente potrebbe fare al caso vostro anche se siete amanti della fantascienza. In particolare in questo caso è una fantascienza che ha a che fare, in modo molto generico senza farvi spoiler, con altri mondi. Può fare a caso vostro anche se amate l'elemento mystery, infatti c'è un mistero all'interno della serie, soprattutto all'inizio della serie, che deve essere risolto, che viene dipanato, che deve essere risolto e che intrattiene lo spettatore anche nei primissimi episodi, che sono a livello di ritmo quelli forse un po' più lenti. Altro elemento infatti è proprio la lentezza iniziale. Ecco, questa serie può fare al caso vostro se amate le serie che si prendono il loro tempo per creare il background, non solo dei personaggi ma soprattutto il background, in questo caso fantascientifico, che è molto denso e quindi che possono risultare per alcuni un po' lente, soprattutto nella fase iniziale. La serie fa anche al caso vostro se vi piacciono quelle narrazioni che vi lasciano con il fiato sospeso, dove la posta in gioco è altissima, dove i personaggi si ritrovano davanti a dilemmi morali ed etici molto forti, e quelle serie appunto che si fanno guardare fino alla fine e che vi spingono appunto a cercare di capire come andrà a finire. Un ultimo elemento presente in questa serie e che quindi potrebbe essere un punto a favore se vi piacciono questo tipo di narrazioni è l'alternanza di linee temporali separate, quindi l'alternanza tra presente e passato di alcuni dei protagonisti. Ecco, questo elemento è molto forte soprattutto nella fase iniziale per il background di un particolare personaggio e quindi inizialmente la narrazione procede in modo non lineare. Quindi se amate tutti questi elementi, se amate la fantascienza che ha a che fare con altri mondi reali o artificiali, questa potrebbe essere la serie che fa al caso vostro. Ma andiamo a dare uno spunto di trama. Cercherò di fare meno spoiler possibile, quindi di darvi proprio giusto un'impressione iniziale, perché secondo me il bello di questa serie è scoprirla man mano con l'avanzare degli episodi, che tra parentesi sono 8 da circa una cinquantina di minuti l'uno. La serie è ambientata nel presente, il mondo scientifico viene sconvolto dalla morte di alcuni suoi esponenti illustri. Molti scienziati infatti vengono ritrovati morti.
Un elemento di interesse è un particolare conto alla rovescia. Conto alla rovescia che troviamo non solo scritto a sangue, ad esempio sui muri delle scene del crimine, quindi delle scene in cui vengono ritrovati morti questi scienziati, ma lo troviamo anche a perseguitare una dei nostri protagonisti. Al centro della narrazione c'è un gruppo di 5 amici che si ritrova coinvolto in questa spiacevole situazione, suo malgrado. Si ritrova coinvolto in questa situazione che poi scopriranno essere molto più grande di ciò che stanno vivendo e molto più grande di loro. Scopriranno infatti che la posta in gioco è molto alta e che ognuno di loro avrà un ruolo da giocare. Questo li porterà a contatto con tecnologie futuristiche, realtà aumentate e altri mondi reali, oltre che ovviamente con la possibilità dell'estinzione umana. Questa è la trama di base, non vi dico altro perché penso che questi elementi siano sufficienti per farvi capire se la serie può o meno fare al caso vostro, il resto lo scoprirete da voi. Soprattutto per chi non ha letto i libri come me, è molto affascinante scoprire la narrazione con l'avanzare degli episodi, quindi senza farsi troppi spoiler, senza andare troppo preparati alla visione di questa serie. Ma andiamo al mio commento, vediamo se la serie mi è piaciuta oppure no. Partirei dal ritmo. Il ritmo parte lento, i primi episodi infatti sono molto introduttivi, sono molto spiegati, molto densi di dialoghi, di spiegazioni, soprattutto sull'elemento scientifico, e poi la narrazione man mano ingrana, diventando sempre più veloce, arrivando all'exploit finale con l'ultimo episodio, che è appunto al cardiopalma, soprattutto per quella che è la posta in gioco. La struttura narrativa è leggermente disomogenea, a parer mio, perché a volte vengono introdotti degli elementi nei primi episodi che vengono poi lasciati da parte per interi altri episodi e ripresi successivamente. Questo lo trovo un problema, alcuni personaggi tendono a scomparire nel nulla per poi riapparire così d'amblè e giocare tra l'altro anche un ruolo fondamentale. Questo elemento di disomogeneità è accentuato ancor più dai rapporti umani che si intessono tra i vari personaggi, che li ho trovati poco organici rispetto alla narrazione principale, quindi rispetto a quelli che sono i problemi fantascientifici che si trovano a vivere, rispetto all'avventura che si trovano a vivere, i rapporti interpersonali sono poco organici e vengono trattati in delle parentesi narrative che non sono integrate, secondo me, benissimo nella narrazione tutta. I protagonisti sono 5, come vi ho detto, non sono particolarmente approfonditi, alcuni più di altri, ma sono ben tratteggiati tutti quanti, li conosciamo abbastanza bene e, se devo dirvi la verità, io mi sono anche abbastanza affezionata ad alcuni di loro, in particolare ad Oggy e a Will. L'unico neo per quanto riguarda i protagonisti principali è che ognuno di loro avrà un compito molto importante da giocare all'interno della narrazione, e questo, diciamo, rende la narrazione un po' finta, se vogliamo, cioè sembra poco credibile che ognuno di loro abbia un ruolo così importante in quella che è la trama più alta, quello che è lo scopo principale della narrazione. Questo elemento ho scoperto probabilmente essere un problema di adattamento, nel senso che nel libro non ci sono 5 protagonisti, ce n'è uno solo che ha le fila di queste trame, che invece qui vengono splittate. Ecco, questo elemento, se da una parte può essere un elemento molto interessante a livello di trasposizione e ha creato anche un certo dinamismo all'interno della narrazione, dall'altro purtroppo rende poco credibile che proprio questi 5 amici abbiano tutti quanti un ruolo da giocare. Andando alla parte scientifica, l'ho trovata estremamente interessante, tra l'altro si toccano dei temi che non vengono quasi mai toccati. Alcune teorie della fisica io non le avevo neanche mai sentite, sono concetti che chi non è del settore non pratica agevolmente, che non vengono trattati di solito in altre narrazioni fantascientifiche, quindi questo elemento è sicuramente un elemento a favore. Purtroppo a volte si crea un po' di confusione perché si cerca di semplificare, gestire sommariamente queste nozioni di fisica, e quindi a volte ci si può perdere un po' per strada. I concetti di base si hanno tutti, si hanno gli strumenti per andare avanti, però sembra sempre di perdersi qualche cosa, di non andare in profondità quanto si vorrebbe. Ho apprezzato particolarmente i rapporti tra i vari personaggi, come vi dicevo, non sono ben amalgamati alla narrazione più alta, ma ho trovato i rapporti appunto tra i protagonisti molto forti, ben tratteggiati, anche i rapporti che i protagonisti hanno con gli altri personaggi principali della serie TV. Uno degli elementi meglio riusciti, secondo me, è la trattazione della posta in gioco, perché questo dà adito a tutta una serie di tematiche etiche, morali, che vengono affrontate ovviamente attraverso gli occhi di uno o più personaggi e che portano lo stesso spettatore ad interrogarsi sulle grandi
grandi domande che riguardano proprio la nostra specie, l'umanità tutta. Da questo punto di vista credo che la serie abbia fatto un ottimo lavoro. Il finale è un finale aperto, quindi si intende continuare, almeno ecco, questa è l'intenzione. Io purtroppo temo che la serie venga cancellata, come è stato anche per 1988. Questo tipo di serie purtroppo possono risultare di difficile fruizione per un pubblico generalista che magari è abituato a prodotti decisamente più leggeri, quindi il mio timore è che un po' per la paura di approcciarsi a questa serie, che può sembrare una serie pesante, difficile da seguire, anche se secondo me non lo è così tanto, con un minimo di impegno si segue tranquillamente, un po' perché comunque non è un argomento che interessa alla grande massa generalmente, il mio timore è che possa non andare così bene da concedere un rinnovo. Io spero comunque che la rinnovino, perché a me è piaciuta, tirando le somme, nonostante diciamo gli elementi di criticità che ho rilevato, nel complesso la serie mi è piaciuta molto e spero che facciano una seconda stagione, perché non vedo l'ora di sapere come proseguiranno le avventure di questi 5 protagonisti. Quindi serie buona, non eccellente ma buona, che mi ha incuriosita, che mi ha stimolata intellettualmente, che probabilmente rivedrò e che vi consiglio in fin dei conti. Adesso però lascio la palla a voi, fatemi sapere se l'avete vista, se vi è piaciuta, non vi è piaciuta e perché, fatemelo sapere nei commenti, io vi leggo sempre, quando posso vi rispondo. Per oggi è tutto, noi ci vediamo, si fa per dire, al prossimo video e ciao!